8 misure cautelari emesse dalla Procura di Vicenza in un'inchiesta approfondita sulla base delle ispezioni della Guardia di Finanza Berica, un noto imprenditore di Malo e consulente, entrambi agli arresti domiciliari, con un buco nell'erario stimato in circa 620.000 euro di tasse non pagate, su cui la proprietà della modelleria Finozzi dovrà dar conto in sede giudiziale, al pari dell'attuale sede Modelleria Meccanica Veneta. Il tema saliente è quello dell'evasione fiscale in merito alla notizia diffusa ieri dal comando della Guardia di Finanza di Vicenza, dopo il nulla osta della Procura, che però non riportava i destinatari delle notifiche delle misure restrittive. A rivelare i nomi è stato il Giornale di Vicenza. Si tratta di Franco Finozzi, imprenditore vicentino 58enne, titolare dell'azienda sopracitata con sede a Molina di Malo, e Paolo Espen, esperto di finanze e fiscalità di residenza veronese. Entrambi sono stati raggiunti nei giorni scorsi da un ordine di custodia in regime di arresti domiciliari, mentre altre 8 persone risultano indagate tra loro. Ci sarebbero anche alcuni familiari, 2 figli in particolare dell'imprenditore, noto per il suo attivismo politico nel Comitato per la Liberazione Nazionale del Veneto, e anche un avvocato, oltre più figure di consulenza. Le accuse nei loro confronti, la notizia del sequestro di beni per 1,4 milioni di euro, sono contenute in un articolato documento inoltrato alla stampa dal comando di finanza, in cui viene ricostruito il modus operandi, denominato sistema Anguilla, finalizzato ad evadere le imposte.